Siamo con il presidente di Confesercenti, Salvatore Petrella. Presidente, le bollette. Andiamo proprio subito dritti al problema. Come si fa? Buongiorno. Stiamo avendo, come ben noto tutti, insomma, grossi problemi con questo discorso bollette in tutti i comparti del mondo produttivo. Abbiamo verificato che questi bonus spot non sono serviti, insomma, a risolvere le problematiche degli imprenditori. Bisogna intervenire in modo concreto, ma quanto prima, perché non c'è più tempo. Che significa concreto? Allora, sicuramente sentiamo scostamenti di bilancio e quant'altro dai governi, al nuovo governo che dovrà insediarsi. Abbiamo bisogno di risorse fondamentalmente subito, ma l'altra cosa importante è quella di pianificare, fare in modo che queste bollette, insomma, siano costanti e non ci sia più questo rialzo così vertiginoso. È un problema realmente concreto che non si riesce ad andare avanti. Insomma. Io ho letto un dato che avete fornito proprio con Confesercenti Caserta che mi ha impressionato molto. A causa del caro bollette, 90.000 piccole imprese rischiano di chiudere. 90.000 piccole imprese vuol dire almeno 120-130.000 persone senza lavoro. Sì, purtroppo è un dato reale, cioè si sta verificando e crediamo che se non si faccia qualcosa quanto prima questi numeri vanno ad aumentare, quindi creeranno disoccupazione. E diciamo che oltre a questa chiusura delle aziende e alla disoccupazione, un altro grosso problema è che va a frenare molto i consumi, perché anche il privato sta vivendo un momento particolare con questi importi che si ritrova in bolletta e chiaramente non spende, quindi non spendendo non fa girare l'economia, le aziende non hanno più gli incassi previsti e non riescono a sostenere le bollette. Arrivano a un punto di una valutazione addirittura di chiudere l'azienda, ottimizzare i giorni di lavoro per evitare il peggio. Io ho titolare di una piccola impresa, di un negozio, di una piccola fabbrica, vengo da Confesercenti e che cosa ottengo, che risposta ho? Allora, noi abbiamo già ad aprile con Confesercenti Nazionale messo in campo la Cassa del Medio Credito. Sicuramente è una struttura che dà un po' di ossigeno dal punto di vista economico alle aziende nate che non abbiano più di 5 anni, con la possibilità di accedere ad un credito fino a 40.000 euro, proprio perché già ad aprile si vedeva che le cose sarebbero andate in questo senso, cioè in modo negativo. Quindi abbiamo costituito questa società che si chiama Cassa del Medio Credito, che dà la possibilità alle aziende di avere un credito immediato fino a 40.000 euro. In più è stato fatto, sempre con la stessa struttura, un medio credito sociale. Questo viene fino a 10.000 euro, può essere erogato ai privati che dimostrano che realmente stanno vivendo un momento di difficoltà dovuto chiaramente a questo caro prezzo. Quindi una struttura che dà un po' di ossigeno. Chiaramente, come dicevo, è un prestito, va restituito, ma quantomeno consente di portare avanti l'azienda. Da quello che capisco, dalle sue parole, quindi Confesercenti oggi non si rivolge semplicemente alla piccola impresa, ma anche un cittadino può rivolgersi alla vostra struttura e ottenere dei benefici. Sì, perché da qualche anno abbiamo dato la possibilità anche al privato di entrare in azienda, in associazione come socio sostenitore, quindi di beneficiare dei nostri servizi al di là del caffè padronato, anche in questo momento particolare a questo accesso al credito fino a 10.000 euro. Perché come dicevo prima, in effetti anche il mancato consumo da parte del privato, dei cittadini, danneggia le nostre aziende. È una situazione che negli ultimi 2 anni ha visto sul piano economico, veramente una degenerazione, si è partiti dal Covid, si è passati al caro bollette. Diamo un messaggio di speranza. Beh, dal Covid, dopo Covid, le aziende erano ripartite, il sistema produttivo era ripartito, poi da febbraio con la guerra, diciamo, siamo ritornati in una fase un po' particolare, però ci tenevo a precisare, la guerra sicuramente ha inciso e influito nel mondo economico e produttivo, però noi già vedevamo prima della guerra una difficoltà nel mondo energetico, no? Con le risorse, con le riserve che l'Italia aveva. Quindi era una cosa prevedibile, infatti non per questo abbiamo messo in piedi quella struttura già ad aprile.
Speriamo che insomma si risolva quanto prima, che il nuovo governo faccia delle applichi delle norme e dia la possibilità agli imprenditori di andare avanti. Quindi noi siamo ottimisti da questo punto di vista, però la cosa che chiediamo è che venga fatto in tempi certi, rapidi, in modo da consentire che le aziende possano continuare le loro attività. Perfetto, anche se di perfetto in questo momento c'è poco. Io la ringrazio e rinnovo l'appuntamento a tutti gli amici che ci seguono le prossime interviste. Rimanete aggiornati sempre su www.casertafocus.net. Un saluto a tutti. Grazie a voi.